Ciao ragazzi e benvenuti in Art Attack, il programma che vi insegna che per fare un PvP decente non servono chissà quali grandi doti e che quindi anche la nostra cara Bungie potrebbe farcela. Ma andiamo subito a vedere com'è la situazione attuale. Guardate qua, abbiamo lancia gravitazionali, gente che campera con il pompa, gente che utilizza solamente i lanciarazzi. Ma guardate, la soluzione è veramente molto semplice: prendiamo questo e lo buttiamo qua, quest'altro lo nascondiamo e quest'altro lo buttiamo qua. Facile, no? Buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a parlare un po' del PvP attuale, di come migliorarlo e di quello che sta attualmente facendo Bungie. Lasciando stare la intro un po' scherzosa, andiamo direttamente a esporre quelli che secondo noi sono i problemi principali del PvP, che essenzialmente si basano solamente sul time to kill. Premetto col dire che siamo a conoscenza dei cambiamenti che verranno effettuati dal 17 luglio e che secondo noi questi saranno completamente inutili a livello di gioco, nel senso magari cambieranno qualcosa come struttura del PvP, quindi appunto le modifiche ai gradi valorosi, le modifiche alle playlist di gioco, ma comunque a livello di gioco-gioco, nel senso mentre siamo in partita e giochiamo contro gli altri guardiani, cambierà ben poco secondo noi. Quindi appunto il problema principale del PvP di questo gioco è essenzialmente il time to kill. Se vogliamo essere precisi, il time to kill alto. Per quale motivo diciamo questo? Perché in questo gioco il time to kill è indubbiamente alto, basta fare due conti e vediamo che è quasi il doppio del time to kill di Destiny 1. Il problema è che esistono armi che hanno un time to kill veramente molto più basso, se non nullo. Vedi lancia gravitazionale, ultima speranza, la vigilanza, eccetera. Queste sono le 4 o 5 armi che dominano il PvP. E quindi, molto brevemente, perché è una cosa che penso avrete sentito già miliardi di volte, ci chiediamo per quale motivo Bungie ha voluto mettere 5 armi che possono essere utilizzate mentre le altre sono completamente inferiori, proprio veramente molto 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 inferiori, in quanto uccidono in 0,3 secondi dopo. La soluzione sarebbe semplice, basterebbe aumentare la potenza di tutte le armi in modo da portarle allo stesso livello del lancia gravitazionale e in questo modo aumenteremmo il time to kill generale, in quanto tutte le armi sarebbero così forti e basterebbe molto poco tempo per uccidere l'avversario. Un altro problema, secondo me, strettamente legato al time to kill è quello dei fucili a pompa e in generale delle pesanti. Allora, fucili a pompa e fusione sono diventati armi veramente molto facili da utilizzare. E ci sta perché comunque le hanno messe negli slot pesanti e gli slot pesanti dovrebbero essere kill gratuite. Lasciando stare il fatto che hanno messo anche i check-in negli slot pesanti che non sono assolutamente facili da usare quanto un fusione o quanto un pompa. Il problema qual è? Che se le pesanti sono delle kill gratuite non puoi far spawnare talmente tante pesanti in modo tale che alcune persone riescano a giocare solamente di pompa. Perché credetemi, ho incontrato gente in alcune partite che giocava solamente di pompa. Cioè, riuscivano a tenersi le pesanti fino a che non spawnavano quelle successive per poi riprendere. E questo secondo me è un problema perché, appunto, come già detto, le pesanti sono kill gratuite e non puoi giocare solamente di kill gratuite. Altrimenti sarebbe come andare in guerra con un fucile contro un carro armato. Non avrebbe senso. E quindi secondo me le soluzioni sono due: o semplicemente torniamo allo spawn di pesanti che c'era all'inizio, quindi uno spawn meno frequente, che appunto eviterebbe il fatto che la gente giochi solamente di pesanti, oppure si levano semplicemente i fucili a pompa e i fucili a fusione dagli slot pesanti, aumentando ovviamente il time to kill. Per quale motivo? Perché un pompa shotta e un pompa shotta se mi raggiunge, nel senso deve riuscire a raggiungermi e poi mi uccide. Se chi impugna il fucile a pompa non è abbastanza lontano, io non ho proprio il tempo materiale di ucciderlo, abbassando il time to kill ce l'avrei. Il problema di questa soluzione è, diciamo, il cambiamento degli slot che verrà effettuato con i rinnegati, perché in quel momento tutte le armi saranno equipaggiabili in qualsiasi slot e quindi la cosa cambierà. Ora dovremo un attimo vedere come sarà strutturato nel dettaglio, però questa, diciamo, che è la soluzione un po' meno plausibile. Quindi semplicemente secondo me dovrebbero diminuire lo spawn di pesanti, però appunto dipende anche da questa cosa degli slot dei rinnegati. Quindi dovremo un attimo vedere. Essenzialmente sono questi i problemi secondo noi che affliggono il PvP di Destiny 2, ovvero quello del time to kill, come abbiamo già detto. Mi sono poi dimenticato di affrontare l'argomento Teamshot, ma essenzialmente questo è un problema di ragionamento della community, perché alla fine sono i giocatori che fanno il Teamshot, non è che il gioco in qualche modo possa ostacolare appunto il Teamshot. È un problema di mentalità che si è presentato in Destiny 2 come poteva presentarsi in Destiny 1, che per fortuna non è successo, ma il problema fondamentalmente
probabilmente è dei giocatori. Quindi se i giocatori non cambiano, il team shot rimarrà. Quindi ragazzi, se siete della nostra stessa idea, ditecelo qua sotto nei commenti. Se siete contrari alla nostra idea, ditecelo comunque qua sotto nei commenti, perché è giusto confrontarci, è giusto capire se siamo solo noi i cretini che non si divertono a giocare così. Io direi che se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tardissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto nella descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.